Il dirigente scolastico della scuola media Grassi Privitera di Partinico, e ci dica un po' chi era Giuseppe Casarubea, a cui oggi viene intitolata la biblioteca della scuola, e che importanza ha questa intitolazione appunto per la scuola. Allora, e a un anno esatto dalla mancanza di Giuseppe Casarubea, abbiamo pensato con il collegio di creare un ambiente di apprendimento, qual è la biblioteca, che porti il suo nome. E quindi quell'ambiente diventa identificativo dell'impegno che Casarubea ha avuto in questa scuola e in altre. E infatti si parla di rete di biblioteche Giuseppe Casarubea. Infatti la biblioteca della scuola media di Borgetto, l'Antonio Ugo di Palermo, saranno intitolate pure a lui. È un modo per trasformare il ricordo in memoria, e soprattutto la memoria che ci lascia, che ci ha lasciato Casarubea per la scuola e l'impegno per l'accoglienza dei ragazzi. Perché la scuola diventi accogliente e sognata per tutti, è un concetto su cui Giuseppe teneva molto nei suoi collegi, con i consigli con i docenti, e privilegiare l'area pedagogico-psicologica dei ragazzi, quindi l'accoglienza. E quindi la legalità, perché laddove creiamo una scuola accogliente, togliamo ai ragazzi, alla criminalità, il terreno. Quindi l'accoglienza, la scuola vissuta per i ragazzi in modo appunto accogliente, fa in modo che si affermi la legalità. E l'altro punto è la storia. Le ricerche storiche di Casarubea sono un esempio di ricerca della verità. Ecco, la storia è uno degli elementi di conoscenza importante per i nostri allievi, e quindi io ho voluto mettere un punto significativo, perché questa scuola nel nome di Casarubea porti avanti i valori della storia, della ricerca, della verità, dell'accoglienza e della legalità. Sono le iniziative per valorizzare questa biblioteca, o meglio rete di biblioteche intitolate a Giuseppe Casarubea? Ma io spero che da questa biblioteca nascano idee per far lavorare i ragazzi, per impegnarli, per entusiasmarli, per appassionarli soprattutto alla ricerca storica. Vediamo se tra gli amici di Casarubea, tra tante persone che oggi sono venute perché legate affettivamente a lui, possiamo costruire un percorso di studio da portare anche nelle altre scuole. Dico, io me lo auguro. Sicuramente dalla biblioteca è un punto di inizio, non è un punto d'arrivo, e quindi dalla biblioteca i ragazzi possono trarre sicuramente un vantaggio culturale. E abbiamo allestito la biblioteca con mobili che sono appartenuti a Danilo Dolci, in particolare il tavolo centrale e il tavolo su cui si sono riuniti Danilo Dolci, Carlo Levi, Canziani, tantissimi, che hanno, come dice la targa, pensato ad un mondo migliore, che hanno sognato un mondo migliore. Io emblematicamente l'ho lasciata lì perché credo un passaggio di consegne culturale, ma anche dico professionale. Questi mobili che arredano questa biblioteca, anche semplice, sono un punto di riferimento, perché la nostra storia, chi ci ha preceduto sicuramente ha tracciato un percorso che dobbiamo sicuramente tenere presente. Le due targhe, una che porta il nome di Giuseppe Casarubea, preside storico, l'altra che avete vista riporta le reti di biblioteche delle scuole che hanno concordato con noi questa intitolazione. E in questa targa, fatta in ceramica, riporta
porta il Carrubbo che è nella collina Cesarò, non a caso. E gli ultimi giorni, gli ultimi tempi prima della malattia, Giuseppe ha chiesto a una insegnante una fotografia ritratta tanti anni prima di questo Carrubbo della nostra collina Cesarò. E allora credo che sia stato rivolto a questo Carrubbo gli ultimi suoi pensieri, e noi ne abbiamo fatto un elemento della targa in ceramica che è stata realizzata da tre corsiste, dalla Maria Stefania Maenza, da Lia Di Donato e da Dora Blandina, persone che hanno imparato l'arte della ceramica nel centro di educazione per gli adulti istituito proprio da Casarrubea. Siamo con il figlio di Giuseppe Casarrubea, Maurizio, e oggi è un giorno molto importante per la sua famiglia con l'intitolazione della biblioteca della scuola a suo padre. Assolutamente, assolutamente sì. In particolar modo intitolare una biblioteca alla memoria di mio padre ha un significato particolare, perché lui alla fine ha speso tutta la sua vita per la memoria storica, per la memoria, per la cultura, per la diffusione della cultura della legalità, dell'antimafia, e quindi un'iniziativa simile promossa dalla scuola Privitera, dalla preside, certamente assume un significato particolare e un valore sicuramente gradito, aggiungo, nella fattispecie.